sempre in Franciacorta, e qui vediamo una cosa che avevamo già visto nella gelata del 2017, ovvero che dove l'erba è bassa il danno è limitato. Vedete come qui i germogli sono, non sono segnati. Facciamo tre passi avanti, vedete qui ci sono delle infestanti che arrivano fino sotto fila. Guardate il livello di danno in questo caso. Vedete come la presenza dell'erba alta ha favorito un danno da gelo molto più importante. Quindi in previsione di gelate va sempre trinciata l'erba sotto i filari, perché l'erba facilita l'accumulo di acqua, quindi umidità, si forma una patina d'acqua che gela e quindi crea più danno. Soprattutto nelle zone gelive sarebbe opportuno che gli inerbimenti fossero trinciati prima di un evento di abbassamento di temperatura, e questa è la conferma delle osservazioni fatte nella famosa gelata del 2017.